Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Siamo insieme oggi per preparare un altro dolce di Natale, un dolce molto 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 antico e è un dolce tipico della mia regione, del Lazio, il cosiddetto pan giallo. Dunque, qualche cenno di questo dolce. Il pan giallo risale all'epoca dell'antica Roma. Figuratevi che già i romani usavano questo dolce e lo regalavano perché rappresentava un buon auspicio, praticamente era un dolce portafortuna. All'epoca si chiamava pan giallo perché proprio i romani ricoprivano questo dolce con una polverina d'oro o delle foglie d'oro in base insomma alle loro possibilità. Poi questo dolce si è evoluto negli anni. La foglia d'oro è stata trasformata, è stata diciamo modificata e quindi è stato usato in alcuni periodi dello zafferano, quindi è stato ricoperto di questa cremina gialla comunque che era lo zafferano e si è ancora modificato tornando alla semplicità, alla normalità. Oggi si è ulteriormente modificato perché diciamo le nuove generazioni fanno questo dolce in maniera molto più, hanno aggiunto tanti 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 ingredienti, tipo il cioccolato, il cacao. Quindi io oggi voglio riproporvelo come si faceva veramente ai tempi di mia nonna, della mia bisnonna. Vediamo quindi gli ingredienti. Io vado ad utilizzare frutta secca e vi dico i pesi: 80 g di noci sgusciate, 80 g di mandorle sgusciate, 80 g di nocciole sgusciate, poi 80 g di fichi secchi che io ho già tagliuzzato, 80 g di uva sultanina messa in ammollo, la scorza sfilettata in questo modo di un'arancia, 100 g, 110 g circa di miele e ho pesato 120 g di farina. Vedremo quanta ne raccoglierà perché l'impasto va sempre sentito sotto le mani, come vi ho detto altre volte. Quindi la prima operazione da fare è prendere un pentolino e andare a scaldare il miele. Il miele deve essere caldo e non deve bollire. Vedete, il mio pentolino è già caldo. Quindi praticamente il miele, nel mio caso, guardate, è già pronto perché il pentolino era già bollente, come di consueto. Vedete? Così. Quindi diciamo che me lo riporto per qualche secondo, ma veramente senza portarlo a ebollizione. Nel frattempo vado a mettere in una bowl tutta la frutta secca. Guardate, oggi lo fanno molto complicato questo dolce, ma veramente è di una semplicità incredibile. E come vedete, soprattutto è fatto di tutti elementi molto 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 naturali. Vedete? Ora io vado a togliere il miele dal gas, che comunque è già caldo, e lo vado con un cucchiaio a far colare su tutta la frutta secca. Ecco, così. Ora devo lavorare questo impasto, diciamo, impasto di frutta secca con il cucchiaio fino a che il miele non comincia leggermente a rapprendersi. Quindi faccio questo lavoro per circa un paio di minuti, dopodiché vado ad inserire la farina. Ecco, diciamo che il miele si è già stiepidito, per cui adesso comincio con un cucchiaio ad incorporare alla frutta secca la farina. E continuo a lavorare fino a che otterrò un composto abbastanza denso che mi permetterà di essere lavorato con le mani fino a formare dei panetti da infornare. Vedete, io ho inserito ora tutta la farina, no? E sto ancora lavorandolo con il cucchiaio, però a questo punto io ho bisogno di un foglio di carta da forno per cominciare a creare i miei filoncini. Ne faremo due.
Quindi prendo un foglio di carta da forno, me la metto qui sul banco e ungo leggermente le mie mani per evitare che il miele mi faccia attaccare l'impasto sulle mani. Verso una metà della frutta secca, una prima metà, e comincio a pressarla. Non c'è bisogno di lavorarlo come se fosse un impasto, perché questo ormai, diciamo, è tutta frutta secca, deve soltanto essere così compresso con forza e poi infornato. Quindi comincio con il primo e poi farò il secondo. La forma deve essere questa, vedete? Ecco, è abbastanza compresso, quindi a questo punto con l'aiuto di una spatola vado a sollevare il mio filoncino e me lo metto su una placca da forno che ho già foderato con la carta. Così, vedete come tiene? Poi se serve lo restringo ancora un pochino. Questa è la forma che deve avere il pan giallo e vado a preparare il secondo filoncino. Vedete, anche il secondo filoncino è pronto, quindi adesso io lo vado a mettere nella teglia e poi lo inforneremo. Pensate che adesso c'è chi lo fa aggiungendo addirittura l'uovo, oltre cacao, Nutella, cioccolato, uovo, quindi la ricetta non è più originale. Questa è proprio la ricetta che veniva fatta, almeno nel mio caso, dai miei avi. Ora quindi io me lo vado a portare anche questo sulla placca. Ecco qui, anche questo l'ho portato sulla mia teglia e quindi adesso questi due filoncini andiamo ad infornarli a una temperatura, mi raccomando, non superiore a 160 gradi per 15 minuti. Ecco qui, il nostro pan giallo è pronto. Guardate. Guardate la naturalezza, il colore, veramente spettacolare. Adesso lo dobbiamo fare rapprendere. Prima di toglierlo dalla teglia per metterlo su un eventuale piatto da portata, bisogna farlo rapprendere. Il miele si deve raffreddare un po' e si solidifica, così non rischiamo che si rompa. Quindi prima di toglierlo da qui aspettiamo 5-6 minuti. È tiepido, quindi possiamo andare a... Ecco, vedete? È solido. Anche per affettarlo bisogna aspettare un pochino. È solo questione di fare rapprendere un pochino il miele. Una volta solidificato non ci saranno problemi. Guardate, preparateli questi dolci così naturali, così sani e soprattutto possono essere anche un'ottima idea regalo per Natale, con un... voglio dire, con del cellophane bellino, un fiocchetto, e che siano veramente di buon auspicio per chi li regalate. Io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta, vi invito ancora ad iscrivervi numerosi al mio canale e una cosa, quando, se vi piace seguirmi, se vi piacciono le mie ricette, quando vi iscrivete cliccate sulla campanella che appare vicino alla parola iscriviti, così riceverete le notifiche ogni volta che io metterò in rete un mio nuovo video. Ora vi saluto e ciao a tutti da Rita.